Salve gente, benvenuti in nono episodio di questa nuova serie. E ovviamente siamo qui anche oggi per proseguire. L'ultima volta abbiamo fatto un po' di cose interessanti, a parte aver difeso la guerriera da uno spirito. Ecco, siamo tornati qui alla base per controllare, ecco, se fosse tutto ok. Abbiamo avuto anche una visione, ma se vi siete persi, ecco, qualcosa, vi consiglio strettamente di vedere lo scorso video, perché adesso dobbiamo proseguire e darsi da fare. Obiettivo attuale, ovviamente, proteggere la base e controllare, ecco, che non ci siano entità misteriose, spiriti, che non si avvicinino appunto alla base e non attacchino. Altrimenti dovremo, se sono pochi, magari c'è uno spirito o due, potremo affrontarli. Altrimenti, se dovessero arrivare, ecco, spiriti giganti o altre entità misteriose, dovremo praticamente attivare il faro della base. Comunque sì, ho dato appena un'occhiata qui intorno a questa torre, intorno alla base, non sembra esserci nessuno. Diciamo che possiamo dare un'occhiata, visto che siamo entrati in gioco da poco, potremmo dare un'occhiatina, ecco, alla base in generale, per vedere se è tutto ok, che non ci sia qualche intruso così, entrato totalmente a caso. Intanto, finché facciamo questa cosa, vi ricordo assolutamente per questa serie cose importantissimissimissimissima, il like, ovviamente. Se lo avete già messo, mettetelo in questo momento e iscrivetevi se non siete iscritti, così non vi perderete i prossimi video. Detto questo, diamo un'occhiata qua sotto per vedere se tutto ok e poi, ecco, torniamo fuori, perché è più probabile che arrivino spiriti, ecco, dall'esterno. Poi non lo so se ci sono grotte magari qua sotto, vicine, con passaggi, ecco, dove ci sono spiriti, non ne ho la minima idea, però quello è un altro problema, concentriamoci sui problemi attuali. Cosa positiva comunque qua sotto, nulla di che. Torniamo fuori allora e speriamo che arrivino anche gli altri, perché sì, in teoria dovrebbe esserci anche il vincitore, il conquistatore, la guerriera, ecco. Tutti quanti dovrebbero essere al magazzino segreto, al rifugio segreto, a cercare di aprirlo, di trovare delle risorse, però cavolo, è da un po' che non si fanno vedere, ecco. Dovrebbero tornare ormai, eh. Se ci mettono comunque ancora di più, non lo so adesso quanto di preciso, però se dovessimo, ecco, attendere qualche altro giorno, forse è meglio dare un'occhiata o accendere il faro, perché non vorrei che fossero, ecco, in difficoltà. Spero, ovviamente, di no. Però diciamo che potrebbe essere un'ipotesi anche questa. Che succede? Mi sa che c'è qualcuno, eh? Mi sa che c'è qualcuno. Mi sa che c'è qualche spirito da queste parti. Questa abilità, ecco, si attiva quando c'è un pericolo. E non solo. Non è una visione, quindi mi sa che c'è proprio un pericolo qui da qualche parte. Potrebbe chiaramente essere qualche spirito che si sta avvicinando alla base. Ricordiamo che in caso di necessità accenderemo ovviamente il faro. Però cavolo, che cavolo. Oh mio Dio. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, ok. Brutta cosa, questi sono in due spiriti giganti. Due spiriti giganti, questa cosa non mi piace. Cavolo, visione però. Visione anche. Ci sono due spiriti comunque, uno anche più forte. Quello che abbiamo ferito e ce n'è anche un altro. Oh mio Dio. Visione però, tu hai paura? Un pochino sì, però non dovremmo aver paura. Altrimenti non riusciremo a combattere bene. Sì, queste visioni, questi flashback o visioni sono molto frequenti. Perché sono loro che dovrebbero averla. Ok, sono loro che dovrebbero aver paura di noi. Noi possiamo difendersi e loro ovviamente sono in difficoltà. Anche se non sembra essere così. Oh mio Dio. Dobbiamo difendersi, eh. Dobbiamo difendersi. Non attiveremo il faro, almeno non per ora. Liberati prima di quello già ferito dietro di te. Ok, quindi questo è quello più forte, quello è quello già ferito. Attaccheremo prima quello, ovviamente, cercando anche un po' di ingannare. Potremmo fare finta di attaccare questo, invece attacchiamo quello alle spalle per distrarlo. Loro stanno tornando. Ah, ok, forse i nostri alleati stanno tornando. Ok. Ok. Pronti ad attaccare quello alle spalle, ovviamente. Cavolo, si sta arrabbiando anche questo, però, ok. Proviamo di ingannarlo in qualche modo, ora tipo. Ma
facciamo così, andiamo là. Ovviamente. Ok. Perfetto, tasto destro immediatamente. Tasto destro di nuovo, magari. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Perfetto, perfetto. Che cavolo, oh mio Dio! Oh mio Dio! Sto guardando se sta facendo brutta fine, sì, però, oh mio Dio, guardate qua! Che cavolo, è tornato! Non so se ha sentito il pericolo oppure stanno effettivamente tornando. Non funziona il faro? Non era necessario. Sì, beh, diciamo che affrontare anche quello, non lo so. Non lo so. Ecco, forse non sarebbe stata una buona idea da soli, però diciamo che forse potevamo anche farcela. L'importante è comunque che siamo vivi adesso, ecco. Stanno arrivando anche gli altri, sì sì, quindi stavano effettivamente tornando, ok. Cavolo, questa visione è stata abbastanza precisa, ecco. Ok, comunque si sono tornati effettivamente anche loro, perfetto. Missione compiuta? Oppure non sono riusciti ad accedere, ecco, a quel magazzino? Vediamo che ci dicono. Siamo riusciti, no no, sono riusciti. Sono riusciti. Scriviamo ottimo, comunque, sì, non male. Però loro hanno trovato qualche risorsa anche? Speriamo, manca solo questa cosa da sperare. E poi siamo messi decisamente meglio rispetto a prima. Anche se gli attacchi sono molto più frequenti adesso. Abbiamo trovato abbastanza risorse che metteremo nel magazzino a breve. Perfetto, quindi sì, diciamo che di risorse le hanno trovate, ecco, le hanno trovate, non male. Ma abbiamo anche trovato una mappa. Sembra un antico villaggio qui vicino. Dovremmo andare a controllare. Beh, sì, ovviamente, se c'è un villaggio qui vicino, potrebbero esserci altre risorse o addirittura qualche superstite? Non lo so, però... Diciamo che effettivamente un'occhiatina non sarebbe una cattiva idea. Potremmo trovare qualcosa di utile e scoprire addirittura qualcosa in più. Guerriera, vai a riposare, sì, perché lei era ferita. Adesso comunque con le risorse potremo curarci tranquillamente, però ecco, avrà sicuramente bisogno di riposare. Tra l'altro sì, dovremmo anche pensare ad una cosetta, Noi abbiamo trovato un libro, vi ricordate, giusto? Mi avete lasciato qualche commento interessante. Entriamo nella base, non è sicuro qui, ok. Entriamo nella base così possiamo, ecco, discutere sul da farsi. Però ecco, io molti mi avete anche suggerito di provare magari a dare questo libro al conquistatore e chiedere se può tradurlo, perché effettivamente qui sicuramente c'è scritto qualcosa di strano, ecco, qualcosa di interessante che dobbiamo assolutamente scoprire. E sicuramente questa cosa potrebbe riguardare chiaramente la nostra origine o comunque informazioni in più riguardo anche il primo vincitore, ecco. Però dai, entriamo nella base perché sicuramente ci stanno aspettando. E infatti sì, eccoli qua. Vediamo che ci dicono allora. Prendi la mappa nel baule accanto. Andremo noi in esplorazione. Va bene, va bene. Quindi sì, altra mappa. Quarta mappa che abbiamo, ecco. Vediamo un pochino. Diamo subito un'occhiata. Sì, non è che si vede molto bene, però... Vediamo se si riesce a capire qualcosa. Sì, chiaramente un villaggio. Ci sono varie strutture. Non sarebbe male trovare altre risorse. Esatto. Sì. Effettivamente, come abbiamo ipotizzato nel villaggio, sicuramente potremmo trovare qualcosa di utile. Però è anche pericoloso. Io inizio a studiare un piano per salvare i superstiti. Andate, quindi sì. Prossima missione, dopo l'esplorazione del villaggio, mi sa che torneremo nella nostra terra d'origine per... salvare forse un po' dei nostri alleati. Ok, andiamo. Io resterò invisibile, incontriamoci vicino al villaggio. Va bene, dai. Scendiamo. E direi che possiamo, ecco, mettersi in cammino. Ok, mettiamoci in cammino allora. Proviamo ad andare da questa parte. E speriamo, ecco, di riuscire, ecco, intanto ad entrare nella mappa, così siamo sicuri che stiamo andando dalla parte giusta. E speriamo di trovare qualcosa, perché... Diciamo che guardando un pochino la mappa, le case, le strutture non sembrano essere messe molto bene, anzi sembrano essere parecchio danneggiate. E speriamo anche che non ci siano altri pericoli o cose di questo tipo
ovviamente, perché non possiamo di certo sapere in anticipo quello che ci aspetta. Però una cosa è certa, se arriveremo là, ecco, scopriremo magari qualcosa, quindi mettiamoci in cammino e cerchiamo di raggiungere il villaggio. Ok, siamo appena entrati, non proprio entrati, ma siamo comunque a un bordo della mappa, che non si vede, però ora lo potrete vedere anche voi. E noto anche che qui, a parte esserci una piccola foresta, quindi brutta cosa, e anche zone tipo Nether, c'è anche una torcia qui, di redstone. Beh, se dovessimo trovare qualcos'altro di utile durante, ecco, il cammino, male non fa, però questa si sembra essere chiaramente una grotta, però finisce qui. Carbone non ci serve. Funghi strani. Ah, e qui siamo già di nuovo fuori. Ah sì, c'è una piccola foresta, però comunque la direzione da seguire è proprio questa. Che dite, proseguiamo? Direi proprio di sì. L'unica cosa positiva è che per ora pericoli non ce ne sono. Qualcosa potrebbe esserci di strano in un villaggio, eh? Ok, comunque si sta andando proprio in direzione giusta. Mi sa che ora dobbiamo andare un po' a sinistra, però, eh? Credo proprio di sì. Ok, andiamo di qua allora, dai. Dovremmo esserci. Infatti, guardi qua, prima struttura strana. E siamo praticamente quasi entrati nella mappa. Ok, beh, conquistatore dovrebbe essere anche lui qui. Però baule è vuoto questo, Non è nemmeno trappola. Sì, ci sono diverse strutture qui, guardate. Siamo proprio nel villaggio, mi sa. Siamo proprio nel villaggio. Altra struttura qui anche. Ok. Visione o pericolo? Oh mio Dio, visione! Visione, che cavolo? Oh mio Dio, cosa cavolo c'è qua? C'è un drago gigantesco! È un drago gigante questo! Che cavolo! Significa questa visione. C'è anche il primo vincitore qui accanto a noi. E c'è un drago gigantesco qua. Lo abbiamo trovato. Credo che questo sia una sorta di flashback del passato. Perché non c'era qui? O che è invisibile? Potrebbe essere invisibile, un drago gigante invisibile? Non mi piace questa cosa. Ma credo sia un flashback, guardate, è il momento. Sì, forse ora, magari in passato stava per cacciare, per attaccare, per sconfiggere, qualcosa del genere. E questo fatto forse è importante. Vedete, il nostro... è una cosa importante del nostro passato, oh mio Dio, si è alzato. Stava come riposando. Oh mio Dio. Questa cosa non mi piace affatto, Guardate. Oh mio Dio. Wow. Comunque sia una visione questa. Era chiaramente una visione. Però deve avere un significato. Le cose si stanno complicando comunque, perché non riusciamo a capire esattamente il significato di tutte queste visioni. Uai, guarda intanto chi si è fatto vedere là. Conquistatore, Conquistatore. Perché noi stiamo capendo, ecco, chi siamo veramente. Forse abbiamo anche la risposta qui in mano ora con questo libro, ma quest'altra visione o flashback che significa? Non lo so, purtroppo. Non lo so. Tutto bene? Diciamogli di sì. Diciamogli di sì. Oh mio Dio. A meno che non sia invisibile, però penso che ci avrebbe già mangiati, ecco, se fosse invisibile. Non lo so, non lo so. Conquistatore comunque, che ci dice di bello? Non sembra essere messo molto bene il villaggio, però sembra esserci acqua non contaminata qui. Controlliamo. Ok, dai, controlliamo il villaggio. Ci sono varie strutture, come vedete, nella mappa. Diamo un'occhiata. Diamo un'occhiata. Ok, lui controlla quella casa, noi controlliamo questa. E questa in realtà sembra essere più una torre. Guarda, ci sono anche delle montagne assurde qua sopra, Ok, attenzione. Sì, questa sembra proprio essere una torre distrutta, però... qui non vedo nemmeno una chest da controllare, purtroppo. Però comunque, se guardi là in lontananza... quella struttura è anche parecchio grande. Ci sono comunque delle torce normali... e anche dei falò. Ah, per non far ghiacciare l'acqua, credo.
Ok. Beh, sentite, controlliamo quella casa perché quella sembra essere quella più interessante al momento. Quindi sì, diamo un'occhiatina. Poi rimane anche quella, però vabbè, lasciamo controllare a lui. Controlliamo questa che è più interessante. Oddio. Sì, comunque questa è acqua normale. Ecco di cosa parlavano prima, acqua non contaminata. E infatti anche un po' si vedeva nella mappa. A quanto pare sembrerebbe esserci una sorgente là. Forse l'acqua serve a qualcosa, beh, per i superstiti, per le coltivazioni anche. Esatto. L'ingresso qui dov'è? Qua sembra. Sì, ok. Attenzione comunque perché qua ci sono molte grotte. Diciamo che questo villaggio sappiamo forse anche un pezzo della sua storia. Forse è stato attaccato da un drago. Interessante questo. Ci sono varie chest comunque qui. Però anche qua comunque è tutto bello distrutto, eh. E tu chi sei? E questo chi è? Non lo so. Rispondiamo in modo un po' generico. Che cavolo è questo? La veste sembra quasi uno stregone, però queste vesti si sono usate anche per nascondere la propria identità. Tu chi sei? Vediamo cosa dice. Stiamo anche attenti perché non vorrei che questo fosse magari non troppo simpatico. Non riuscirete a sopravvivere a lungo qui. Va bene. Grazie. Per informazione. Però se n'è anche andato ora, ok. Ma interessante questa cosa. Che strano, ha detto il conquistatore. Eh già, questa cosa sia anche abbastanza strana, effettivamente. Il problema è che qui risorse. Mi sa che non c'è molto. Comunque, sì, dai, sto registrando già da parecchio. Penso che possiamo concludere qui questo episodio. Tanto alla fine questo villaggio al momento sembra essere abbastanza tranquillo, però diciamo che in passato questo villaggio non era tranquillo. Quindi sì, se avete lasciato il like, lasciatelo ora, ditemi cosa ne pensate e noi ci vediamo comunque nel prossimo video. Altrimenti attenzione perché in questi giorni sto facendo diverse live, non qui su YouTube ma nell'altro sito, ecco. Quindi sì, direi che per oggi questo è tutto, ci vediamo allora alla prossima. Ciao!